perché noi dobbiamo avere degli obiettivi. L'obiettivo che ho lanciato a Vercelli, e lo ripeto qua, e voi vedete che da Vercelli abbiamo un castello, un libro, quindi mi pare che in poco tempo, quindi avere chiaro l'obiettivo è fondamentale. E l'obiettivo non può essere altro che unire le maschere italiane per chiedere all'UNESCO che le maschere italiane, è possibile solo se le rappresentiamo la maggioranza, tutte sarà sempre impossibile, ma se ne rappresentiamo la maggioranza, chiedere all'UNESCO di fare delle maschere italiane un patrimonio immateriale dell'umanità. E sarebbe la prima volta che avviene, ma guardate, non è difficile avere la dichiarazione di patrimonio immateriale. L'importante sarebbe essere uniti. E qui abbiamo le basi, eccetera. Quindi teniamo presente questo. Io sono convinto che se procediamo col ritmo con cui ci siamo mossi, in 10-15 anni avremo questo. E non è difficile. Quindi questo è l'obiettivo. Un altro obiettivo è una maggiore organizzazione nei territori. I rappresentanti, dobbiamo arrivare a dei rappresentanti regionali, che in parte ci sono già, ma che devono essere funzionali, separando, ampliando il carnevale, ampliando il mondo della fantasia, il mondo della che voi rappresentate. Musei, libro, collegamenti con la regione, noi siamo già iscritti anche a livello regionale tra le associazioni riconosciute della regione. Cioè, se abbiamo fatto 350 maschere a Parma lo scorso maggio, noi dovremmo avere altre 100, 150, 200. Ragazzi, abbiamo trovato una sede che possiamo mangiare in 700, penso. Grazie.